un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Difesa a 4 e centrocampo altrettanto folto per provare a portare a casa il risultato. Fabio, sappiamo che il 4-4-2 è un modulo che predilige il gioco sulle fasce laterali, ma non va sottovalutata l'importanza delle due punte. Di solito si cerca di schierare due attaccanti complementari, uno più fisico in grado di garantire la profondità e la presenza all'interno dell'area di rigore, e l'altro più di movimento, che arretra un po' per fare da collegamento col centrocampo. Il pressing e la difesa alta dei compagni faranno il resto. E si comincia. Prova immediatamente in avanti. La spinge in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Sicuro qui il portiere nell'intervento. Palla giocata in verticale. Occasione per il contropiede. Vediamo se può capitalizzare. Occhio al tiro. Prende l'iniziativa e la propone in avanti. Cerca il numero. Chiude il triangolo. La mette al centro. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. E il tocco è verso il portiere. L'estremo difensore la calcia lunga. Palla di nuovo sotto il loro controllo. La gioca a sinistra. Pericolo in area. Può provare. Fuori di poco, sfortunati qui. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Alza la palla in profondità verso un compagno. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Alla peggio nello scontro di forza. Tentativo in avanti, lungo. Primo tempo che si conclude dunque qui. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Si parte per la seconda frazione di gioco. Finora siamo ancora in parità, senza gol.
Vediamo se la situazione si sblocca nella ripresa. Prova a giocarla in profondità. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Palla in avanti, verso il compagno. C'è un bel pallone in profondità. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Vediamo se crossa. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Marta gioca una palla lunga. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Lungo pallone in avanti. Effettua un passaggio lungo. E trova il compagno. Provano a partire in velocità. Passaggio sulla destra. E passa. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Lunga, troppo lunga. La mette in avanti. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Palla riconquistata immediatamente. C'è la palla lunga, in avanti. Floriano. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Cerca la profondità. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Non poteva più continuare così. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Palla oltre la linea, gioco fermo. Scatta verso il pallone. Deve buttarla dentro. Prova a verticalizzare. Finisce così, non c'è più tempo. Giornata piuttosto deludente, una partita molto tattica, molto bloccata. Giusto il risultato di parità, ma insomma. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? È stata una partita tesa, combattuta.